Valdichiana, buongiorno e benvenuti qua in diretta dalla Fratta di Sinalunga, dove quest'oggi si svolgerà e si sta in corso di svolgimento un importante convegno dove si parlerà, dove si sta trattando delle peculiarità dell'Aione e della Valdichiana e i progetti di area vasta, e quindi Valdichiana Senese e Valdichiana Aretina, da qui per i prossimi anni, per tutelare non solo questo prodotto biglietto da visita della Valdichiana, ma anche i progetti che vede appunto lavorare fianco a fianco Valdichiana Senese e Valdichiana Aretina per superare quei confini regionali, provinciali e lavorare sempre più a stretto contatto con il territorio, per il territorio e per promuoverlo. Siamo qua stamattina con Ivano Capacci, presidente dell'associazione tutela dell'Aione della Valdichiana. Sì. È un nome un po' lungo, però così presidente. Tutto bene. Il senso di cui vogliamo parlare. Allora, Presidente, di questa associazione chi ne fa parte e qual è lo scopo? Perché è nata questa associazione? Beh, questa associazione nasce nel marzo 2016 da un'idea del sindaco di Montepulciano, dal presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana e dal presidente Stefano Biagiotti di Qualità e Sviluppo Rurale, che è una partecipata del comune di Montepulciano e appunto dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Sostenuta con entusiasmo dalle associazioni di categoria delle due province, Arezzo e Siena, hanno visto in questo prodotto una risposta anche per il territorio. All'indomani di questa dell'iscrizione al registro nazionale e regionale dei prodotti tipici tradizionali, Stefano Biagiotti poi ha iniziato il percorso di conoscenza anche nella parte aretina della Valdichiana, coinvolgendo tutti gli amministratori dei comuni della Valdichiana Aretina. Questi, capendo, e qui che vengo anche alla risposta, capendo l'interesse e la possibilità di futuri progetti d'area vasta, hanno aderito con entusiasmo e convinzione a questo progetto. E da qui partiamo. Oggi la prima uscita ufficiale di questa associazione, sono tutti produttori, ben 25 produttori associati, c'è un consiglio di amministrazione che ha lavorato disciplinari da produzione. Come dire, sono i primi 6 mesi di vita di questa associazione, ma questa associazione ha dato i suoi primi frutti, sicché siamo fiduciosi anche in un futuro di area vasta in cui altri prodotti potranno dare risposta a questo territorio che della vallata della Valdichiana, che è divisa amministrativamente ma non è divisa territorialmente. Ecco, l'Aione, come anche abbiamo parlato con altri sindaci, o comunque è uno dei prodotti oltre la pianina ad essere in questo territorio tutelato. Quanto è importante tutelare questi prodotti della tradizione che forse prima si erano un po' perduti e adesso sono stati riscoperti? Tantissimo. Io poi, diciamo così, io sono eletto presidente del Consiglio di amministrazione dell'Aione, la parte amministrativa dei comuni della Valdichiana Aretina. Sono un assessore nel mio comune, mi occupo di tutte altre cose, però nel mio passato, nella mia esperienza di volontariato, io sono stato per tanti anni responsabile di un'associazione a livello nazionale, si chiama Trofood, che aveva a cuore la tutela, la promozione e la valorizzazione di quelli che erano i prodotti tradizionali. Noi abbiamo uno slogan che diciamo buono, pulito e giusto, buono perché deve essere buono, pulito perché deve essere più possibilmente coltivato tenendo conto delle dinamiche ambientali, è giusto per i produttori. Di che noi abbiamo fatto, e io in passato ho anche sostenuto, la tipicità dei prodotti territoriali, perché da lì si riparte, da lì si può dare risposte per il futuro. Ecco, un'associazione che non promuove solo il prodotto tipico, ma cerca di promuovere tutto il territorio, andando di là oltre i confini amministrativi e provinciali. Quali sono i progetti, se ci sono, se si può svelare qualcosa, oltre quello dell'Aione? Ma siamo in una fase che non è giusto, non è corretto fare, nomi di ricercare prodotti oppure dinamiche future, però io l'entusiasmo che ha coinvolto, mi ripeto, tutta l'amministrazione della Valdichiana Aretina mi fa ben sperare che altri prodotti territoriali, altre eccellenze agroalimentari, chiamiamolo così, del nostro territorio possono essere sostenute e condivise dall'amministrazione locale, perché se facciamo rete e facciamo un lavoro di territorio, noi, ripeto, possiamo dare risposte ai nostri produttori, perché qui ritorna il discorso che il prodotto deve essere anche giusto per chi lo produce.
E allora ringraziamo Ivano che lo stanno reclamando al convegno. Voi rimanete sempre connessi con la Val di Chiana, perché tra poco vi spiegheremo anche quali sono dal punto di vista del germe, dell'aglione, quali sono le sue caratteristiche, come viene cucinato, ma anche perché viene tutelato questo prodotto.